La via d'uscita, 16-17 marzo, Milano. Bilanci di guerra. Putin, pronti a difendersi col nucleare. Corsa al petrolio africano. Milano da bere. Assange da dimenticare? Approfondimento delle notizie, oggi in diretta alle 19.30, Levante. La via d'uscita, 16-17 marzo, Milano. La via d'uscita, 16-17 marzo, Teatro Pime, Milano. Tre momenti straordinari, un unico grande evento mai visto prima, firmato Casa del Sole TV. Non è un caso Moro, un film rivoluzionario che costringe lo Stato ad alzare l'asticella della verità di fronte al caso più cupo, più buio della storia della Repubblica Italiana. Sapiens più Sapiens, il grande giornalismo che mette gli ospiti dinanzi alla dialettica del confronto socratico e dinanzi alla prova di resistenza delle proprie tesi, proprio sotto gli occhi attenti delle persone presenti in sala. Spezza le tavole senza legge, un nuovo ordine non esiste. Una pièce teatrale unica in cui parole, musica, poesia, filosofia e improvvisazione con il pubblico si fondono per consegnare il significato ultimo della due giorni, il senso eterno della verità. Poi riuscirete a dimenticare queste cose, intenti a rimettere le vostre case in ordine, e solo un ricordo tornerà a rinnovarsi mentre starete in ozio accanto al fuoco, quando l'età rende dolci le memorie e la dimenticanza le sbiadisce e le fa simili a un sogno raccontato molte volte e molte volte trasformato nel racconto. Vi sembreranno cose irreali. Il genere umano non può sopportare troppa realtà. Abbiamo la pretesa di non avere sponsor di alcun genere, ma abbiamo l'onore di essere sostenuti esclusivamente da voi. Io, Margherita Furlan, Tommaso Minniti, Johannes Bickler, vi aspettiamo. Bilanci di guerra. Riferendosi all'esercitazione Maritime Security Belt in corso nel Golfo di Oman, il comandante della Marina iraniana, l'ammiraglio Shahram Irani, ha affermato che in futuro non ci sarà posto per nemici e forze ingiustificate nell'Oceano Indiano Settentrionale. L'esercitazione vede protagoniste Iran, Cina e Russia. Sempre dall'Iran, il ministro della difesa generale di brigata Mohammad Reza Astiani ha affermato che le esportazioni di attrezzature militari del paese hanno registrato un aumento di 4 o 5 volte negli ultimi anni. Riferendosi alle relazioni militari dell'Iran con Russia, Turchia e altri paesi, Astiani ha sottolineato le grandi capacità del paese nella produzione e nella revisione di aerei e droni. Nel frattempo, nel nemico Israele, il Parlamento dà il via libera al bilancio 2024 per finanziare la guerra, aggiungendo ulteriori finanziamenti per la difesa. Secondo quanto riferito dal quotidiano Times of Israel, il partito del premier Netanyahu ha parlato di un bilancio che garantisce la continuazione della guerra fino alla completa vittoria e avvantaggia i cittadini di Israele e l'economia dello Stato. Tutt'altro che avvantaggiati sono ancora una volta gli abitanti di Gaza, visto che secondo quanto riferito dall'Agenzia per i Rifugiati UNRWA, il centro umanitario di Rafah è stato colpito dall'ennesimo attacco israeliano, che ha causato decine di vittime. L'UNRWA avrebbe inoltre pubblicato un rapporto che documenta nei dettagli l'uso estensivo della tortura contro i palestinesi fatti prigionieri dall'esercito israeliano a Gaza, tra cui 21 membri del personale dell'agenzia e 15 familiari del personale, un'accusa che, come volevasi dimostrare, Israele ha negato.
Putin, pronti a difendersi col nucleare. Oggi, 13 marzo, è stata pubblicata un'intervista che il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato al giornalista Dmitry Kiselev per RIA Novosti e Rossiya 1. Nelle sue risposte il capo del Cremlino ha puntualizzato che se le truppe americane apparissero in Ucraina, la Russia le tratterà come invasori e che da un punto di vista tecnico-militare la Federazione Russa è pronta per difendersi con armi nucleari. Ma le userà, assicura il presidente russo, solo se la questione riguarderà l'esistenza o meno del nostro Stato. Putin, inoltre, ha anticipato che se gli Stati Uniti effettuassero test nucleari, è possibile che la Russia faccia lo stesso. Il presidente russo ha ribadito ancora una volta la disponibilità di Mosca ai negoziati sull'Ucraina, purché essi non siano usati per riarmare Kiev e che siano connessi alla realtà e non su alcuni desideri espressi dopo l'uso di psicofarmaci. Putin ha parlato anche dell'eventualità che la Polonia invii truppe in Ucraina. Se lo faranno, ha detto Putin, non se ne andranno più di lì, visto che, a suo dire, il desiderio di Varsavia è quello di riprendersi le terre che considera sue per ragioni storiche. In riferimento particolare all'Africa e all'America Latina, Putin ha detto: «L'era in cui le élite occidentali sono in grado di sfruttare altre nazioni e altri popoli in tutto il mondo sta volgendo al termine». Intanto, da oltreoceano, continuano a scherzare col fuoco. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il Pentagono starebbe discutendo il trasferimento dei missili a lungo raggio ATACMS all'Ucraina. Missili in precedenza richiesti da Kiev, che con una gittata di 290 km potrebbero penetrare fino in Crimea. Per Washington ciò costituirebbe un'opportunità, visto che l'esercito statunitense vuole sostituire gli ATACMS con i nuovi missili PRSM, Precision Strike Missile, con gittata di 400 km. Corsa al petrolio africano. Nonostante la tanto annunciata rivoluzione green, le grandi compagnie energetiche occidentali non hanno affatto rinunciato alle esplorazioni petrolifere. Recentemente si è parlato molto degli enormi giacimenti scoperti al largo della Guyana. Il piccolo paese sudamericano, che ha meno di 1 milione di abitanti, ha addirittura sorpassato il Venezuela come esportatore di greggio, facendo affidamento sul know-how dei colossi energetici occidentali, in aperta competizione fra loro per portarsi a casa le risorse dell'ex colonia britannica. Tuttavia, eccettuando la Guyana e i giacimenti scoperti negli ultimi anni dalla Norvegia nel Mare del Nord, l'attenzione delle Big Oil sembra oggi più che mai rivolta al continente africano, dove è già in atto una vera e propria corsa al petrolio. A dare il via alle danze è stata la scoperta di enormi riserve di greggio al largo della Namibia, riserve che almeno per il momento sembrano particolarmente redditizie, dal momento che quasi la totalità dei pozzi offshore esplorati negli ultimi 2 anni si è rivelata adatta alla commercializzazione del petrolio. Un particolare non da poco, dal momento che le trivellazioni, realizzate a migliaia di metri sotto il livello del mare, sono tutt'altro che economiche. Ma se il tasso medio di successo riguarda di solito circa il 30% delle esplorazioni effettuate, al largo della Namibia questa percentuale arriva addirittura, almeno per il momento, al 90%. Trivellare nel paese africano, quindi, conviene e come? Tanto che i successi di compagnie come Total, Shell e Galp stanno già incoraggiando altre compagnie petrolifere a indirizzare maggiori investimenti nell'esplorazione di nuovi giacimenti non solo in quella regione, ma anche nel resto del continente, come ad esempio in Costa d'Avorio. Il settore in Africa è dunque in piena espansione. E non solo perché lì è concentrata buona parte delle riserve globali di greggio non ancora utilizzate, ma anche perché i governi della regione, al contrario di ciò che impongono molte giurisdizioni occidentali, sono spesso i primi a incoraggiare nuove esplorazioni. Anche quando per farlo si vedono costretti a mettersi nelle mani delle grandi multinazionali del settore, il cui curriculum in materia non è precisamente senza macchie. Milano da bere, Assange da dimenticare? Con 7 voti favorevoli, 12 contrari e 6 astenuti,
Il Consiglio Comunale di Milano ha negato la cittadinanza onoraria al giornalista australiano detenuto a Londra, Julian Assange, simbolo della pace e della libera informazione. La proposta era stata presentata dai consiglieri Enrico Fedrighini, Gruppo Misto, Carlo Monguzzi, Europa Verde, e Rosario Pantaleo, Partito Democratico. Il dato di fatto è che i consiglieri di centrodestra e quelli dell'area progressista sono usciti dall'aula, voltando le spalle alla democrazia e ai tanto decantati diritti umani. 12 i consiglieri del PD che hanno votato contro la mozione. Il sindaco Giuseppe Sala, che ha evidentemente ritenuto poco importante il tema del confronto, non era presente in aula. A differenza di Roma, Napoli, Reggio Emilia, Modena, Foggia e numerose altre città italiane, quindi, la capitale economica e dei mezzi di informazione di massa propone la dottrina di Ponzio Pilato e mentre canta la canzone dell'inclusività, nega la cittadinanza onoraria al giornalista che ha denunciato i crimini di guerra. Nel maggio 2022 il capoluogo lombardo, governato da Giuseppe Sala, si era già opposto a una mozione presentata da Europa Verde, che oltre a chiedere il conferimento della cittadinanza onoraria, si opponeva all'estradizione di Julian Assange, tuttora imprigionato dal Democratico Regno Unito. In attesa che l'Alta Corte di Londra si pronunci sull'estradizione negli Stati Uniti dopo le udienze del 20 e 21 febbraio, quindi, la Milano del vizio e della corruzione ha posto la pietra tombale sulla verità e l'informazione. Se fosse un libro, si intitolerebbe Il giorno più buio prima della catastrofe.